primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, ma c'era bisognava andare avanti. Suoniva intanto dalle amate sponde, sommesso diede il tripudiar del nome. Targa ricordo ai familiari, agli eredi della famiglia di Carlo Caiazzo e naturalmente anche le pergamene per tutti quanti i nostri soldati, i nostri concittadini morti durante la prima guerra mondiale. Buongiorno a tutti, noi alunni della classe terza A della scuola media Pascoli, a nome della professoressa Maria D'Angelo e di tutti i docenti dell'istituto, vogliamo ringraziare il sindaco, dottor Andrea Moretti e l'amministrazione del comune di Gricignano per l'invito a partecipare stamattina a quella che è una delle manifestazioni commemorative più importanti del nostro paese. Io dico ragazzi, stringete forte, forte, forte la pace, perché la guerra è una brutta malattia che non libera nessuno. Al giovane eroe Carlo Caiazzo, soldato del 58° Reggimento Fanteria, immolatosi sul Carso a difesa della patria durante il primo conflitto mondiale, decorato di medaglia di bronzo al valore militare, ad imperitura memoria nel 100° anniversario del coraggioso sacrificio. 4 novembre 2017, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Ringraziare il pubblico e i cittadini di Gricignano che hanno partecipato e in particolar modo un ringraziamento al dirigente scolastico professore Caiazzo che ci ha aiutati a organizzare la manifestazione portando la presenza della scolaresca che è stata ben guidata da tutto il corpo docente per questa manifestazione.